Ciao, sono Marco e benvenuti sul mio canale e nella nostra consueta recensione sui prodotti Ryobi. Come vedete dalla scatola, oggi recensiremo il compressore. Il compressore è che funziona a un massimo di 10,3 bar, ha un display, quindi si può vedere a quanti bar stiamo caricando e in più possiamo anche decidere noi, selezionare un tot di bar, farlo partire e niente, caricherà come si chiama, in base alla nostra esigenza. Nella scatola troviamo chiaramente il compressore. Oggi lo useremo con una batteria da 4 A. Di solito per problemi di peso uso quella da 1 A e mezzo, perché questo attrezzo già di per sé pesa quasi 1,5 kg. La batteria da 4 A ne pesa quasi il doppio, e quindi visto che lo uso in spiaggia preferisco usare quella da 1 A e mezzo. Quella da 1 A e mezzo comunque ci permette di gonfiare qualsiasi cosa. Ho gonfiato anche il copertone di una macchina, la gomma di una macchina, e me l'ha caricato bene. Però ci mette chiaramente più tempo. Allora, questo, come vi dicevo, è il compressore. Qui troviamo il display, questo è il bottone dell'accensione, dello spegnimento, e serve anche per dare delle impostazioni. Come vedete qua c'è disegnata la gomma della macchina, quindi se noi andremo verso sinistra pomperà più forte, e invece qua, come vedete, c'è un materassino, per gonfiare il materassino si può andare con meno potenza. Quindi gireremo l'interruttore alla nostra sinistra. Poi che dirvi? Questo qua si può usare anche, questo compressore si può usare anche per sgonfiare, quindi se vogliamo sgonfiare qualcosa si può utilizzare anche per questo, però andrà al minimo della potenza, quindi non potremmo usare per sgonfiare in una potenza massima come quella per gonfiare il pneumatico. Da qui si collega il tubo. Nel tubo si possono collegare varie prese, per esempio questo è il suo originale del SUP, quindi agganciato a questo c'è un altro tubo simile a questo con la presa giusta che va ad agganciare al SUP, che si aggancia alla presa del SUP. Io cosa ho fatto? Ho sganciato la presa e l'ho agganciata su questo tubo. Così la presa rimarrà agganciata perfettamente, posso fare qualcosa d'altro intanto che il compressore carica il SUP. Queste prese sono standard, quindi per qualsiasi cosa voi volete gonfiare, tipo kitesurf, come si dice, anche il kayak che ho io che è gonfiabile, ho fatto la stessa cosa, una presa diversa, però il tubo essendo uguale ho smontato e montato qui. Comunque ha anche altre prese, si può anche gonfiare altre cose. Esempio, questa è una presa dedicata, purtroppo non si può sganciare, però con questa si gonfia la gomma e il pneumatico della macchina. Io ho usato questo per gonfiare il pneumatico della macchina. Si possono agganciare altre prese, comunque, qui in dotazione ve ne danno tre. Questa è quella per gonfiare i materassini, perché per gonfiare i materassini o i braccioli, per esempio, si deve usare come si dice, un buco piccolo, e quindi questa presa va benissimo per fare quel lavoro. Qui abbiamo anche una presa per i palloni, io non ho ancora gonfiato un pallone, comunque c'è la presa, è comodissima. E questa è la presa per le biciclette, quindi se volete gonfiare anche i pneumatici delle biciclette, questo sicuramente lo caricherà benissimo. Niente, ora facciamo un test, voglio farvi un test per farvi vedere che funziona benissimo. Caricheremo, come vi dicevo, questo SUP, ci metterà all'incirca 5 minuti. Purtroppo ho dimenticato al lato la presa che si innesta perfettamente nel SUP, e quindi cosa faremo? Terrò io con la mano la valvola, sulla valvola. Niente, agganciamo la batteria. Lo accendiamo perché bisogna accenderlo.
Come vedete, l'ho caricato quasi completamente in tempi brevissimi. Non li carico mai completamente con questo, perché anche se segna i bar, non segna i bar perfetti. E questi accessori vanno gonfiati a una pressione giusta, quindi preferisco dare dei colpi, gli ultimi colpi con la sua pompa, dove c'è attaccata la sua valvola che mi indica perfettamente a quanti bar. Per esempio questo va collegato a 0,069, va gonfiato fino a 0,069. La sua pompa manuale, ogni colpo che do mi indica la potenza d'aria giusta che c'è inserita dentro il sub. Niente, come vedete, qui c'è il display, funziona benissimo, si vede benissimo, è anche illuminato. Qui si possono segnare quanti bar vogliamo caricare il nostro sup o la nostra gomma, il nostro pallone. E si fa, e niente, dopo aver scelto i bar che vogliamo usare, per esempio adesso è a 15, si fa partire. Niente. Tenendo chiaramente premuto 5 secondi, vedete, il display si spegne e anche la macchina si spegne e si può lasciare dentro anche la batteria che non si scarica. Spero di essere stato di aiuto. Questo è un oggetto che io trovo particolarmente comodo durante le vacanze. Se avete bisogno di qualche chiarimento, scrivetemelo pure qui sotto o iscrivetevi anche al mio canale se non l'avete ancora fatto, perché faremo recensioni di altri prodotti di Hobby, io ne ho diversi e niente, me ne arriveranno degli altri no, nuovi, a mano che trovo dei prodotti nuovi a buon prezzo, li comprerò e faremo una bella recensione insieme. Niente, vi auguro buone vacanze perché io domani parto e vado via per 15 giorni al lago. Buone vacanze.